Allora, cari amici, dopo una piccola interruzione dovuta a un caro amico che ci aveva chiamato, cancelliamo tutto quello che abbiamo detto prima e riattacchiamo. Allora, riattaccando, dobbiamo dire per la prima cosa, da non confondere con la Santissima Anatolia, perché quella è la cittadina di Sant'Anatolia, sì, dove era inguattato Mifsad, il grande spione che fa riferimento alla Link, al centro spionistico mediterraneo con sede a Malta, una identità nazionale creata ad hoc dal mondialismo imperante dell'impero, del Commonwealth, esattamente. Cioè, dai britannici, dalla perfida Albione, come dicevamo. Come, no, che ha come pandan la Camorra, perché è chiaro che una presidenza di un ente di questo tipo affidata l'ente era l'ONU, a dimostrazione che l'ONU è un sistema assolutamente mafioso. Non potrebbe essere diversamente, perché l'ONU, essendo obiettivamente un ente politico, l'uomo politico e l'ente politico tratta con chi politicamente ha importanza. Siccome assieme alla mafia c'è anche la Camorra che comanda, questo è un fatto, io l'ho sempre sostenuto da decenni, che gli accordi Stato-mafia, che ovviamente moralisticamente alcuni personaggi dicono che non hanno mai fatto, sono accordi realistici, perché il potere, fra poteri, il potere della mafia è stato assegnato a suo tempo negli accordi veri tra la massoneria americana e il Sacro Soglio, all'epoca gestito in prima persona da quello che poi sarebbe diventato Paolo VI. Quindi praticamente noi sappiamo perfettamente come stanno le cose. Allora torniamo al discorso. Perché? Perché tutto questo discorso è nato dal fatto che noi stiamo preannunciando un incontro che si terrà sabato 30 pomeriggio, in cui parleremo sia io che Orazio e tantissimi altri. Ci sarà anche una premessa il giorno prima, venerdì 29, sempre nella stessa sede di via Sant'Agata dei Goti. Che è importante, perché prima Orazio mi aveva chiesto per quale ragione è importante Sant'Agata dei Goti, e io lo dico subito, perché a Sant'Agata dei Goti ci è stato tenuto circa 20 anni fa un importantissimo convegno dedicato a un grande padre della Chiesa, nominato padre della Chiesa ancorché esistito nel 600, perché era il dei Liguori, il quale è stato un codificatore delle norme religiose contro l'usura. Poi dopo di quello non se ne è parlato più. Però è l'importante che a Sant'Agata Un altro personaggio importante, anche lui quasi padre della Chiesa, è stato San Bernardino da Siena. Esattamente, siamo in un altro contesto. Però anche lui nel 1454, se mi ricordo bene, fece appunto un celeberrimo intervento, un'omelia, proprio alla Chiesa di Santa Caterina a Siena, nella cattedrale di Siena, che poi andò in giro per tutta Europa, appunto contro gli amici tuoi, i Fokker, contro i Warburg, eccetera. A cui non fecero una beata mazza, ma proprio niente. Si è scivolato sopra fosse acqua. Ecco, mentre invece Sant'Antonio, non è che San Luigi dei Liguori, non mi ricordo se era un nome così, invece comminò delle pene terrificanti, perché era anche un confessore, un grande confessore, andatevelo a vedere, il cognome dei Liguori, poi non ricordo più il nome, e comminò delle pene severissime per gli usurai, ed è molto importante, questo è stato istituzionalizzato, l'altro era un'invettiva nell'ambito di uno scambio di favori. A proposito di San Bernardino, bisogna dire un'altra, è uscito fuori San Bernardino, no?
non so dove sono andato a recuperare nella memoria San Bernardino. Sì, beh, ce lo ricordiamo, è un personaggio. Però è stato un personaggio che ha avuto anche un'altra grande intuizione, diciamo fra virgolette, fra molte virgolette, ed è noto per appunto aver in qualche modo anche lui contribuito alla formazione del rito ecclesiastico, del rito della messa. E perché? Perché instaurò, o meglio, a mio parere, e penso anche di Giorgio, riassumò il concetto del Dio solare, tant'è che allora gli ostensori non esistevano in una forma classica. Qual è quella che noi conosciamo oggi, anche che adesso non utilizzano più una volta. Esatto. E ricordatevelo, cari amici, che fino a qualche decennio fa si usava l'ostensorio, che era la rappresentazione solare del sole. Dicono loro che di Gesù Cristo era rapito e portato in cielo dal Padre, no? Esatto. Sul carro di fuoco. Sì. Cosa che è esattamente la riproduzione didascalica di quello che era il pensiero e la, diciamo, il mito di Mitra e anche di esattamente, altri, esattamente. Di Adone. E esatto. Di altri che furono appunto nacquero in una grotta il 25 dicembre e poi una volta morti e resuscitati raccolti e portati sul carro di fuoco in cielo. Esattamente. Questo per dire quanto è infame la falsificazione dei fatti pseudo storici o mitologici, insomma, meglio ancora. Fino a poco tempo fa in tutte le chiese alle ore 18 veniva celebrato un rito attraverso il quale alle ore 18, cioè alle ore in cui si dà per scontato il tramonto del sole, in cui si utilizzava l'ostensorio, che cioè era fatto un sole con tutti i raggi, ovviamente in oro, e poi al centro un vetro dove all'interno veniva posta l'ostia, l'ostia benedetta, l'ostia santificata, però erano tutti raggi, quindi era un simbolo solare puro che veniva, era indotto a fare adorare, perché era l'adorazione, quindi veniva adorato il sole, cosa che non avveniva e non avviene tuttora durante la Santa Messa. L'adorazione l'abbiamo solo nei confronti del simbolo solare. Dopodiché rientriamo nel nostro discorso. Prima di parlare di quello di cui volevo parlarvi, vi faccio vedere due cose. Intanto ci abbiamo una frase qui di un articolo, di cui un piccolo commento me lo aspetto da Orazio: bimbi tolti ai genitori, solo uno su 10 torna a casa. Va bene? Vorrei che tu dicessi qualcosa. Io ho avuto un'esperienza diretta con questa scenografia del buonismo imperante dello Stato che si sostituisce alle famiglie. Allora, io non ho niente contro lo Stato che si sostituisce alle famiglie quando la funzione dello Stato è una funzione legale, lecita, morale e anche utile alla società nel suo complesso. Come erano per esempio gli orfanotrofi di una volta, certo. Quando i bimbi venivano per l'estrema indigenza delle famiglie e in generale del cittadinanza dell'epoca, parliamo del 700, 800, no? Primi anni del 900, le famiglie più povere andavano a depositare i propri figli anonimamente alla Sacra Rota, no? dove c'era... Ce l'abbiamo qui all'ospedale Santo Spirito, moriva il 75-80%. Sì. Però era una funzione salvifica, sì. Sia... No, moriva al 75-80%. Salvifica per quelli che si salvavano. Ecco, sì. È chiaro, no? Salvati dalle acque. Come Romo e Remolo. Esattamente. Remo e Romolo. Salvati dalla lupa. Sì, dalla lupa, figli di Rea Silvia, che era una vestale, ricordiamocelo, sì. Sempre. Ecco il perché del tempio alle vestali, del fuoco, sacro fuoco. Tant'è vero, si diceva sempre, figlio di un... Vestale! Figlio di vestale! E appunto. Capito? Allora, per non divagare troppo,
Allora avevano una funzione gli orfanotrofi, sia quelli di Stato e sia quelli ecclesiastici. Dei preti. Ecclesiastici. E quelli dei preti. Certo. Venivano affidati alle sane, sanissime basta ricordare cure dei preti. Quant'era diffuso il sistema all'epoca. Basta dire, tutti quelli che si chiamano Sii Onesto, l'altro... adesso non mi ricordo. De Santis, De Angelis, De Bonis... poi che altro? Oddio, tutti quei nomi che sono compositi, che hanno una radice di due sostantivi, quasi tutti sono ex orfanelli. Salvatore, salvatutti, sì, esatto. Salva l'anima dei prosciutti. Mortacci tu. Sì, tutti questi è una flotta di gente che voi non immaginereste mai quanti. Tuttora i loro discendenti ci sono e magari certo. Occupano pure posti ma certamente è ovvio prestigio, però, hanno avuto successo nella vita eccetera. Però ecco proietti cioè vuol dire proiettato no? Ma ce ne sono tantissimi certo. Adesso non vengono bisogna facciamo una, io ricordo facciamo una trasmissione su questa sì, cosa io ricordo una battuta di un noto critico sociale italiano. Non vorrei che fosse Pitigrilli, il quale stigmatizzava questi ufficiali italiani, questi ufficiali della come si chiama? L'esercito. No, degli enti assistenziali. Assistenziali, eccetera, che dovevano dare i nomi, no? Ah. E che si divertivano a dare i nomi... L'esercito della salvezza? No. Funzionari? I funzionari dell'anagrafe accidenti, che si divertivano a dare i cognomi a questi trovatelli, che erano tutti cazzoni, stronzoni, dove di questo genere, per dire il cinismo con cui queste persone... trattavano delle persone che già nascevano con un grande handicap, certo. Ma questo mi pare che fosse proprio Pitigrilli che critica, perché da questo punto di vista Pitigrilli era feroce nel criticare questo atteggiamento, che poi è anche quello dei preti, ricordiamocelo bene, questi qui poi venivano affidati a seminari, a scuole di vario genere, che li formavano brevemente perché... Si trattava poi di preti che avrebbero utilizzato tutti i loro poteri per angariare gli altri, se dovevano vendicare della situazione. Allora tu hai detto quello che dovevi dire, hai detto le denunce che hai fatto? No, non l'ho detto. Dillo. Allora, nel corso del 2003 ricevetti una telefonata disperata da mio cognato che preventivamente, senza che trapelasse nulla, era entrato in rotta con la convivente, se ne erano fatte di tutti i colori l'uno con l'altro, e tant'è che poi la compagna di mio cognato lo denunciò due volte per due fatti diversi, per maltrattamenti sui minori che erano i figli praticamente, i figli di mio cognato. Il che era del tutto falso, però i carabinieri, i servizi sociali ci si sono buttati a pesce. Ovviamente che era tutto lavoro per è loro. È un giro di tutto interessi. Ogni ora di tempo, ogni visita sono 70, 80, 100 euro, anche 150 a volte, e quindi è tutto pane guadagnato, no, per loro, che gli frega. E tranquillo, che perché ovviamente paga lo Stato. Che gli frega, che gli frega. Ce l'ho fatto sta che adesso non la sto a fare lunga. Venni a sapere di questa situazione, mi sono immediatamente infervorato, come faccio di solito, a questa vicenda, fra l'altro coinvolto anche emotivamente col fatto che erano i tuoi nipoti, i miei nipoti, mio cognato, eccetera, e allora insomma la questione l'ho resa esplosiva, denunciai il fatto a tutti i giornali locali dell'epoca, parlo del Tempo, parlo del Paese Sera, il Messaggero e altri, le edizioni locali di Isernia e anche le TV private, le TV private e anche il TG3 del Molise. Insomma, in queste cose qua c'è un video anche
nostra bacheca sul nostro sito di YouTube, Alba Mediterranea, dove io dico nel 2003 che i nostri cari assistenti sociali e giudici, che io ho denunciato 70 volte diverse, un fascicolo alto così, delle brave persone, gente che dovrebbe andare a zappare la terra e metterci un assistente vicino che gli insegni come si zappa la terra, sì. Perché di più perché non riescono a capire neanche quelle cose là. Allora, quando c'è il profumo dei soldi, cari amici, c'è poca gente che capisce. E allora, questa signora è l'esempio tipico, eccola qua. Vai. E allora, insomma, mesi e mezzo tutti quelli che ci potevano capare, e ho fatto fra l'altro due video che sono disponibili lì appunto sulla Mediterranea, roba del 2003, dove io dicevo che i giudici e tutta la filiera, compresi assistenti sociali, INPS, INAIL, tutti i cavoli che volete, era una banda di malaffare che faceva la tratta di carne umana, detto in televisione. Ci fosse stato, nomi e cognomi, ci fosse stato il giudice, no, il presidente del Tribunale dei Minori di Campobasso, tale infame che si chiama, risponde al nome di Sergio, Sergio, momento d'amnesia. Si è sempre maledetto il suo nome. Vabbè, adesso non viene il cognome. Che io ho denunciato 70 volte, e il processo, nonostante quello che dice la gente, c'è un processo tuttora incardinato a distanza di 16 anni a Bari contro di lui e contro tutta la filiera. E questo per dire che è vero che lo strapotere di questa gentaglia qua è cosa, diciamo, inconfutabile, arcinota. Però resta il fatto che se uno non fa mai niente, chiaramente questi continuano a fare il bello e il cattivo tempo, fottendosene delle leggi, certo, e delle modalità operative che devono seguire. Vi dico soltanto che le case famiglia possono essere interpellate solo dopo che il giudice ha interpellato appunto chi è più vicino a loro, e cioè nel caso nostro eravamo 12 fra zii, parenti vari, nonni sia da una parte che dall'altra, che avevano le caratteristiche che richiede la legge, di idoneità, quindi la moralità, la capacità economica, la capacità di istruire, eccetera eccetera, cosa che addirittura non solo non ci hanno mai riconosciuto, ma addirittura questo giudice ci ha impedito non solo di partecipare fisicamente a degli incontri, ma addirittura neppure di telefonargli o comunicargli via web o posta tradizionale, normale. Cioè, questo infame di questo giudice, non riesco a ricordarmi il cognome. Va bene, l'hai comunque già detto altre volte. Sì, quindi. Sì, l'ho detto altre volte. E quindi non solo non ha adempiuto a quello che stabilisce la legge, ma addirittura ha fatto contro la legge in usurpazione di diritto, in usurpazione di posizione dominante, tutto quello, ha stravolto tutto quello che era possibile stravolgere. A quel punto ho detto: guarda, a mio cognato, qui è sempre soltanto solo questione di soldi, come ha detto Giorgio. Basta semplicemente che lui, dopo che gli avevano sottratti i soldi, i figli, gli chiedevano 900 euro a figlio, 900 euro al mese, salvo poi dover comprare i libri, dover comprare i vestiti, cioè 900 euro non si sa perché. E poi il comune, e addirittura mi sembra anche la regione, gli dava dei soldi. Quindi questo infame di questo delinquente della casa famiglia c'aveva, mi sembra all'epoca, 5 o 6 o 7 ragazzini, compresi i miei nipoti, e quello era uno che si invertava 10.000 euro al mese, tranquillamente, anche forse 15-20.000, che ovviamente steccava, come si dice a Roma, con i giudici e i vari personaggi. E tutto questo da me è stato denunciato, e addirittura ho fatto un'interrogazione parlamentare in merito. Non è uscito un cazzo di niente. È un giro troppo forte. È un giro di troppo. Ma non solo, anche elettorale. Cioè, certo, in questo giro, quando girano i soldi, girano anche voti elettorali, dove appunto i politici stanno uscendo fuori dei discorsetti relativamente a Bibbiano, relativamente Forteto, sta roba qui. E non crediate che certe cose escono fuori a caso, perché la gente si è stancata di questa
terribile sopraffazione. Parliamo allora, nel Molise mi ricordo che c'erano addirittura 35 case famiglia per forse complessivi 200-300 ragazzini, ma a livello, ma parliamo di la provincia, è come un quartiere di Roma, la provincia di certo. il Molise, un quartiere di Roma è più è densamente più popolato, abitato, popolato. Ma a livello nazionale, in queste pieghe di queste mala sanità, mala cultura, mala legalità e quant'altro, ci sono coinvolte più o meno 100.000 famiglie. Cioè parliamo di un terzo di milione di cittadini che stanno, oltre a tutti i cazzi di casini che ci sono di economia, di morale, di illegalità diffusa nello Stato, eccetera, eccetera, c'è pure questa cosa qua. E questa gente qui, queste 300.000 persone, devono combattere tutti i giorni con queste angherie in continuazione. Io mi domando come cazzo è che la gente non si solleva. Detto questo, cari amici, facciamo vedere un'altra cosa, che è questa. Questo è l'ultimo libro inchiesta di Gianluigi Nuzzi, di cui vi voglio leggere qualcosa qui. Leggetelo, perché capirete che sta crollando tutto. Il fatto che siano venute in superficie tutta una serie di vicende in cui sono implicati i poteri politici, il papato, i preti, allora, no, le sagrestie. Ti interrompo un attimo perché mi sfugge. Allora, qui stanno continuamente da 10 giorni a sta parte, più o meno una settimana a sta parte, che prima non esisteva il problema. Allora adesso, 10 giorni a sta parte, si stanno facendo la lotta all'ultimo sangue, questi infami che indebitamente e impropriamente stanno in Parlamento, si stanno facendo scannare l'uno con l'altro a proposito del MES o dell'ESM. Sì. Cosa che noi abbiamo denunciato in 3-4 diverse querele nel corso degli anni, a partire dal 24 dicembre del 2011, cioè sono 8 anni che noi diciamo. Stiamo sputtanando in tutti i modi questi infami che hanno, a partire da Berlusconi, perché Berlusconi, quando a luglio del 2011 fu preso per le palle dalla Merkel e gli teneva talmente forte che gli disse: guarda, o la molli lì oppure io ti strappo le palle, e lui dovette pur di salvare il salvabile. Delle sue aziende. Certo. Con un po' per la Merkel e un po' per le agenzie di rating, cosa che noi abbiamo anche denunciato, sì, a quella volta in occasione in favore di Berlusconi, anche oltre che dell'Italia, certo, in generale. Ma noi siamo per la legalità, non siamo in favore di uno o dell'altro, non ce ne frega un cazzo di niente. Il problema è che qua non c'è più una retta via, non c'è più nessuno che segue delle regole, è lì il problema. Come capita sempre nei momenti pre-rivoluzionari, ma non è casuale, soprattutto, e questo al contrario di quello che è stato in passato, è una funzione indotta, non è casuale. E allora, tornando a noi, quando questi da 10 giorni continuano a parlare di ESM o di MES, e noi lo abbiamo denunciato il 24 dicembre, il giorno della vigilia di Natale, presso la sede del Comando Generale dei Carabinieri a Viale Castellini, che è parallela a Viale Romania, dove Gilberto Castellini, dove c'è la sede prima, proprio come si dice? Sì, proprio la sede dei carabinieri in Italia. Ecco, c'avevamo uno suolo di carabinieri quella volta, io dicevamo dal tenente colonnello ai capitani, ai maggiori, tutti lì preoccupati, che non gli era mai arrivato nessuno che come noi. Che gli denunciava il Presidente della Repubblica Raffica, non uno, o 6-7, tutti quelli che erano stati Presidente della Repubblica fino all'epoca, fino al 2011, più tutta una serie di ministri, eccetera, e appunto i parlamentari che avevano votato questa porcheria della, che allora non era neanche definita, perché sì, l'avevano messa questa legge del cazzo, inserita fra i risvolti e le pieghe della finanziaria del 2011. Come il sistema loro, è sempre stato il sistema. Era l'articolo, mi sembra 8, se mi ricordo bene, e poi 32 di questa legge del cazzo, che appunto metteva su due piani infatti noi avevamo denunciato per una sperequazione
illegalissima, perché metteva sul piano praticamente le riserve, le problematiche delle banche per cui dovevano intervenire gli stati a salvare le banche, che però dovevano garantire attraverso questa deposito di garanzia per l'Italia 125 miliardi di euro, mentre i cittadini venivano coinvolti nel crack del Monte dei Paschi di Siena e gli sequestravano, pure se non c'entravano un cazzo col Monte dei Paschi di Siena, però c'avevano il conto corrente lì, se c'avevano e Banca Etruria, vedete che fine hanno fatto quelli che si fidavano di Banca Etruria. Ma io dico, solo un perfetto coglione, un perfetto idiota o un perfetto ignorante, uno che non sa un cazzo di niente, può andare a mettere i soldi in banca. Solo un coglione, che con le leggi che ci sono attuali, a partire appunto dal 24 di dicembre del 2011, solo un masochista, un quello che si mette in silicio, come chiamano quelli che si mettono in silicio? I cilicisti. Cioè, che invece di mettersi il cilicio così, invece di legarsi le palle col cilicio, si bastonano pure, capito? Sì, cioè, a quel livello lì, posso capire che uno mette soldi in banca, altrimenti lascia perdere. Io personalmente ho dei conti in banca dal 1985, perché ovviamente avendo avuto un'attività dovevo per forza averlo, non perché era obbligatorio, ma perché serviva, aveva delle funzioni, e dal 1985 ogni due o tre anni cambio regolarmente banca e ci metto il minimo essenziale per mantenere il conto. Solo adesso avrò 40 euro, una cosa del genere. Che me li vuoi levare? E vaffanculo, ti faccio l'elemosina pure. No. Ecco qui, eccolo qui. Questo è un articolo che si può perfettamente capire. No, aspetta, adesso poi invece che cosa è successo? Si sono svegliati perché c'è la possibilità di fare un rinnovo, una ritrattazione, un ricondizionamento, una rinegoziazione per ovviare alle oramai palesi incongruenze e illegalità. La riforma del MEC adesso è ancora peggio. Da massima libertà di azione alcuni personaggi che come dire, chiamarli lupi mannari, figli di Soros, è un grande complimento. Allora, vi dico una cosa, quando si fa una trattativa, qualunque sia di questa trattativa, anche per esempio a livello mistico, no? Uno dice, va dal Papa e quello dice no, guarda, le regole del buon cristiano sono queste, e tu dici sì, però guarda, io ho il braccio sinistro, per cui il segno della croce non lo posso fare, va bene, allora ti faccio l'esenzione. È una trattativa, certo. Queste trattative avvengono tutti i giorni a livello personale, a livello sociale, a livello trattative, la vita stessa è un negozio. È un negozio, esatto, ogni giorno, ogni momento è un negozio, anche con se stessi, e quindi non esiste preclusione al negozio. Cioè tu, io ad esempio sto facendo il contratto per la telefonia fissa e la DSL, ho trattato con circa una ventina di compagnie. Se tu vai a leggere via internet, c'hanno 3-4 contratti standard, no? Certo. E quelli sono, uno dice è quello, manco per cazzo, perché io anche adesso, ma visto, certo, gli ho detto no, io guardo il bollettino, i 100 euro di deposito non te li do manco se t'ammazzi, se mi fai un contratto, questo già, certo, ho trattato come minimo con una ventina di compagnie, allora se mi fai il contratto in cui io non devo anticipare un cazzo, io lo faccio. Oggi pomeriggio c'ho appuntamento, che adesso c'avevamo sta cosa da fare, oggi pomeriggio c'ho appuntamento perché mi fai il contratto come dico io, non come dicono loro. Certo, hanno massima possibilità. Ma questo lo diciamo anche in relazione a tutte le altre cose che avvengono in questo paese. Questo è un paese di coglioni intimiditi da una consuetudine di asservimento nei confronti della Chiesa cattolica. No, dico un altro. Una volta c'era Enel, nel 97, mi sembra, nel 97, mi mandò un conguaglio di, erano 4 milioni e 7, mi pare, 4 milioni e 8 di lire.
Che gli ho detto, non vedo una lira, non solo no, ma ve denuncio pure, infatti l'ho poi anche denunciati. E allora una volta mi telefona il direttore generale del compartimento dell'Alto Lazio. Sì. Da mettersi sull'attenti. Ma chi cazzo sono? Ti si incura? Insomma, questo mi disse, no, guarda, farò una cortesia per lei, un trattamento del tutto anomalo, particolare, eccezionale, e facciamo la metà. Datemi, mi dia 2.400.000 e stiamo a posto. Il direttore, non ti do un cazzo, dico, non siamo mica al mercato delle vacche qua, tu mi devi provare. Questo dice il codice civile, il codice penale, il codice la Costituzione, eccetera. Ma devi dire quanto vuoi in base alla legge, documentandomi che tu devi essere pagato per quella cifra. Insomma, la faccio corta perché la cosa è durata più o meno un paio d'anni. Alla fine volevano 700.000 lire, gli ho detto non vedo un cazzo di niente. Oh, alla fine hanno dovuto accettare, certo. Non gli ho dovuto dare niente, però mi hanno fatto la ritorsione. Quando hanno venduto poi il settore di fornitura di energia elettrica, sì, a Formello, alla CEA, hanno venduto anche questo loro presunto credito, per cui ho dovuto ricominciare tutto quanto da capo con Acea, che addirittura voleva 12.000 euro, perché nel frattempo erano passati un po' di anni, le è una vicissitudine che ti ricorda quella del mio condominio. Non vi do una lira, questi sono stati più onesti però, hanno detto sì, va bene, stacchiamo la corrente. Sono stati più lineari, no? E io ho detto, sai che dico io? Andate a fare in culo. Non mi serve la vostra corrente, c'ho tanto bene i gruppi elettrogeni, c'ho tanto bene i pannelli, non me ne frega un cazzo. Oh, alla fine hanno cancellato, cioè è lì il debito. Come no, mai. È lì il debito, però no, hanno smesso di chiederlo. È una cosa che mi ricorda molto il mio condominio, che finirà molto male questa questione, ve lo dico subito, in modo che se c'è qualcuno che per caso vede questo, si renderà conto che il condominio e soprattutto l'amministratore del condominio non avrà vita facile. Dico questo e concludo. No, andiamo avanti. Concludo con quella cosa che volevamo dire prima, perché è molto importante, a conclusione di questa chiacchierata. Il libro d'inchiesta definitivo sui segreti vaticani, un viaggio esclusivo nelle stanze più inviolabili dei sacri palazzi. State ben attenti, andatevi a comprare questo libro. Voi, credo che pochi non sappiano che è Gianluigi Nuzzi, che è quel giornalista che gestisce quel programma di grande successo, Quarto Grado, su Rete 4. Che è un giornalista di riferimento, perché ovviamente gli arrivano un'infinità di documenti che lui fa diventare libri. Vi leggo qualcosa qui perché è bene che si sappia. Perché? Perché quando incomincia ad andare per aria il potere del Sacro Soglio, cambieranno molte cose in Italia, ve lo dico già fin da adesso. Giudizio universale, un viaggio esclusivo nelle stanze più inviolabili dei sacri palazzi, tra riunioni a porte chiuse, dove è stato possibile ascoltare a viva voce i moniti e le parole allarmate di Francesco. Un racconto, ti immagini quanto gli preoccupa al gesuita, un racconto in presa diretta realizzato grazie a oltre 3.000 documenti top secret che arrivano fino all'estate del 2019. Chi gestisce i depositi milionari intestati a cardinali e laici ormai defunti? Perché molte fondazioni benefiche registrano passivi clamorosi e nessuna rendicontazione? Organizzazioni benefiche, capito? Che fine fanno i lasciti dei fedeli? Lo sapessero i fedeli che lasciano. No, dicono che non è vero. Quando glielo dici, no, è una bugia, stai mentendo. E lasciano i soldi a questa banca di delinquenti. 10 miliardi di euro l'anno, ecco. Tanto per capire. Perché allo IOR, già prima della rinuncia di Benedetto XVI, chiedetevi perché Benedetto XVI ha rinunciato, visto che lui ha tratto insegnamento dal fine molto significativo di Giovanni Paolo I, quindi un barone dice, ah sì, dice vabbè, intanto io voglio ancora campare, hai capito? E si è tirato indietro.
tanti clienti fuggono chiudendo i conti, era ora che i clienti dello yacht cominciassero a fuggire, c'è il rischio di finire appesi al ponte dei Prati Neri. A proposito di soldi, l'altro ieri il caro Bitcoin è sceso a 7.000 euro che, da 21.000 che era un anno e mezzo fa. Ma quante volte l'abbiamo detto? Quindi brutti test di cazzo dei fautori della moneta. No, ma più valeva e più lo compravano perché abboccano, no? È una cosa da non credere. No, ma giusto. Io non c'ho nessuna compassione per chi subisce coglioni, il crack. Certo. È il giusto riconoscimento della loro coglionaggine. Quindi io sono per la autoresponsabilità continua dell'individuo dalla nascita alla morte. Esattamente. Quindi quando io mi trovo di fronte a me, non solo gli dico un bel vaffanculo, ma se capita do pure un calcio sulle palle. È incredibile come questa strada, questa via di trascinamento ha sempre più valore, più il valore aumenta, no? Più aumenta più lo comprano. Invece di comprare, pensare esattamente il contrario, che più aumenta è più facile che crolli, no? Ma certo. Vabbè. Voragini. Le azioni di Atlantia valgono 0,50 ormai. Certo, è più crollato dei ponti di Atlantia, no? Voragini nei bilanci, crollo delle offerte, lotte di potere e ancora le ombre di tre banche dalla contabilità misteriosa. Qua in quali tre? Tutte le banche hanno contabilità. Vabbè, questo qui l'ombra che si ripercuote sul sacro sogno. Certo. Che sfuggono a ogni controllo e alimentano interessi opachi. Ciò che qui viene svelato provocherà una profonda inquietudine. No, ma l'inquietudine già c'è. No. Non solo tra i cattolici, mi auguro. Eppure fotografa una realtà che potrà essere affrontata solo se non resterà nascosta, ma diventerà patrimonio di tutti. Non lo sarà mai, ma almeno certe cose che prima era assolutamente impossibile poter sapere, oggi incominciano a circolare. L'abbiamo sempre detto, questo è un branco di delinquenti. Adesso voglio entrare su un altro argomento e chiudiamola qui, per favore.